Non so se avete notato, io sì, che ultimamente su YouTube, ma anche su Instagram, ci sono moltissimi video e ovviamente foto di un prodotto, e cioè di questi fogli che sono o singoli fogli o degli album di Artisa, che si chiama praticamente Scratch o notes o paper, e praticamente è molto semplice perché sono praticamente dei fogli neri. Sotto ci sono degli sfondi disegnati o con colori arcobaleno o con glitter o con, come vedete anche in questo caso, per esempio con la galassia, eccetera. In cui praticamente poi, andando a grattare il nero con l'apposito strumento che vi danno in dotazione, compaiono i disegni e veramente ci sono tantissimi video e foto. Allora io ho pensato che la stessa cosa potrebbe essere fatta in digitale, senza ovviamente tutto poi il problema di non avere comunque delle linee guida da seguire sul foglio, quindi di fatto credo sia più adatto a fare disegni molto semplici, e soprattutto non c'è il problema del residuo, perché comunque utilizzando appunto questi fogli neri, il nero che si gratta via crea un residuo. E quindi io mi sono fatta la mia versione digitale di questi scratch paper. Io utilizzo semplicemente Clip Studio Paint, ma credo che il discorso valga un po' per tutti i programmi di disegno che funzionano tutti allo stesso modo. È molto semplice perché bisogna praticamente creare il nostro foglio. Io faccio sempre 1080x1080 pixel perché così posso postarlo su YouTube, su Instagram facilmente e fare una nostra base arcobaleno. Ovviamente qui l'effetto arcobaleno, l'effetto galassia, cioè lo fate un po' come volete. Io ho semplicemente utilizzato l'apposito, diciamo, strumento che c'è in dotazione, appunto Rainbow. Ho scelto i colori che volevo metterci. Ovviamente ho scelto i colori questi più, diciamo, forti, più vistosi, perché così con il nero risaltano di più, ma ovviamente è tutto molto, molto libero e lasciato alla vostra fantasia. E coprire il tutto, ora qui vabbè, ovviamente c'è il mio disegno, coprire il tutto con lo sfondo nero. Poi faccio vedere appunto il video della creazione. Una volta coperto tutto con lo sfondo nero è molto semplice perché basterà andare a selezionare, diciamo, il pennello che vogliamo. Io in questo caso ho voluto scegliere un airbrush, ho scelto questo, il Blurred Spray, con una densità abbastanza alta, ma l'importante è scegliere come modalità di, diciamo, tratto erase. Tra tutte quelle che ci compaiono, appunto, scegliere erase, perché in questo modo, mettendo lo sfondo nero sopra, quindi il livello nero sopra al livello con i colori, e andando quindi poi ad utilizzare il pennello in questo modo, si creerà il nostro disegno. Ma vi faccio vedere quello che ho fatto.